è stata transennata e domani, credo, o massimo dopo domani, i vigili del fuoco faranno un'opera provvisionale per il sostegno della porta principale in modo da poter aprire la chiesa è agibile, quindi volendo dalla sacrestia si può entrare. Perché solo, diciamo, solo la vetrava d'ingresso sulla finestra sono distante, poi le abitazioni private sono state fatte una 30-35 sopralluoghi e sono emerse 6 ordinanze, ho fatto 6 ordinanze di inagibilità totale e una di inagibilità parziale. Quelle di inagibilità totale sono, di queste sono 4 abitate stabilmente, 2 sono seconde case, e delle 4 abitate stabilmente stiamo verificando delle situazioni, sono alloggiati presso parenti o amici transitoriamente, tranne una situazione o due che hanno un po' di peculiarità e che quindi stiamo curando con la massima attenzione. Per queste due sono state montate oggi delle tende che da Orvieto, e poi abbiamo trovato una roulotte che un cittadino d'Orvieto ha dato a disposizione, ha messo a disposizione per noi. Quindi questo proprio per le prossime ore, visto anche il tempo, tutto quanto. Abbiamo aperto oggi la palestra comunale perché questa notte c'è stata una scossa discreta 3.2 e alle 6 di mattina, quindi c'era gente in strada, visto anche il tempo e tutto, abbiamo aperto la palestra e quindi però insomma nessuno ha queste ore. Abbiamo comunque fatto anche un censimento delle aree di ammassamento eventualmente dovesse la situazione evolversi negativamente, e quindi ci sono anche quelle in uno stabile comunale, quindi abbiamo fatto tutte queste verifiche. E per quanto riguarda poi anche la notte, se ci dovessero essere persone che vogliono venire nella palestra comunale, c'è la possibilità, il Comune di Orvieto ha a disposizione una cinquantina di letti che quindi in breve tempo potrebbero essere messe a disposizione. Questo mi pare che sia... Ma sull'edilizia privata e sulla luogo sono terminate? No, li stanno facendo anche adesso. Noi abbiamo terminato quelli a ieri. Dopo la scossa di questa notte se ne sono presentate altre 6, 10, una decina di situazioni e i vigili del fuoco adesso li stanno facendo. Sono in coda 5 che faremo adesso. Un paio di spazzette molto smart, veloci, spediti, ovviamente spediti per capire essenzialmente dentro fuori. Però la situazione che oggi, lanci due casolari, ieri abbiamo fatto le schede ADES. Avete anche giorno di insegnanza, per i tecnici della regione, domani con i tecnici del comune di Orvieto, inizio di fuoco, facciamo il resto dei sopralluoghi, schede ADES, e poi torna la regione. Domani viene il funzionario della regione, qui si insedia in modo che ci dia il supporto della regione. Sull'Orvietano pure fino a ieri avevamo fatto l'Orvieto? Una cinquantina di verifiche. L'Orvieto delle scuole. Finora tanti problemi non abbiamo riscontrato, le verifiche hanno dato un esito negativo. Orvieto pure perché abbiamo fatto da pochi mesi, da un mese e mezzo, la funzione associata di eventi comuni, e quindi questa cosa ci ha permesso pure di essere, più testati. Purtroppo testati, ma se così possiamo dire. Però insomma su Orvieto finora non ci sono. Sì, è stato fatto un po' nuovo sul nuovo Orvieto, sul caso circondariale, su tutto il sulla diga di Corbara, è stata fatta. Secondo le loro procedure hanno fatto tutti i controlli. E poi volevo dire le scuole. Allora, le scuole sono state chiuse l'altro ieri. Adesso fino a lunedì. L'intesa facciamo in tutti i 5 comuni intorno. Abbiamo deciso tutti quanti sindaci. Però sospensione dell'attività didattica, nel senso che la scuola è perfettamente agibile, quindi ci sono i seggi elettorali nella scuola. Quindi i due seggi. Che restano, quindi l'attività didattica qui è solo domani perché sabato già sarebbe occupata per i seggi, quindi E con l'ingegner Cuccio avete... No, abbiamo avuto i contatti ieri con l'architetto Moretti, che è il nuovo dirigente della protezione civile, e con la struttura della logistica Macinella.
chiesto il supporto, stanno interessandosi per avere una soluzione per quelle due famiglie che dicevamo prima, o trovare una casetta di legno o un container da portare giù temporaneamente, perché sono famiglie che hanno più difficoltà anche economiche, quindi sono quelle che hanno bisogno di un supporto non solo logistico ma anche l'assistenza sociale. Sì. Abbiamo attivato, c'è già il percorso. C'è il castello di Montalfina. Castello di Montalfina pure, che ieri è stato dichiarato inagibile perché ha lesioni credo piuttosto importanti, è stato un sopralluogo quello fatto dal tecnico comunale, quindi speditivo, però ma non è abitato. Mentre la gente naturalmente ma questa mattina sono usciti? Stamattina sono usciti tutti, poi dopo 2 o 3 ore tra l'altro pioveva, quindi insomma, c'era una situazione. Sono venuti alcuni a chiedere se la struttura stasera poteva essere utilizzata, ovviamente sì, però le due comunità c'è una lingua di raccolta che hanno una diciamo stamattina si era creato un problema perché oltre al scosso che chiaramente crea allarme, fuori pioveva, quindi le persone sono scese in strada, avevano difficoltà proprio anche a stare in strada, quindi abbiamo subito messo a disposizione la palestra comunale per servizi igienici, passare la paura della scossa, li tranquillizzano perché altrimenti stava sotto al balcone. E cosa bisognerebbe fare di più? Tanto risolvere il problema degli questi due alloggi. Diciamo che per poi le altre situazioni, quelli che sono temporaneamente presso parenti, stiamo facendo una verifica qui su eventuali alloggi da prendere in affitto per le prossime settimane, insomma, prima che possano essere le case in qualche modo recuperate. Il problema rimane per queste due situazioni che dicevo prima, che adesso abbiamo tamponato con la ROT che è in arrivo oggi pomeriggio e con queste tende. Ecco, non so, la Regione sta valutando questo fatto di riportare, credo che tra domani e dopodomani ci sarà una... Più avanti, definitivo, stanno preparando la richiesta. Adesso noi tamponiamo, e questo dice il problema è questo, quindi noi stiamo cercando comunque di raccogliere dati e le problematiche sugli altri comuni per quanto riguarda di capire se in altri comuni ci sono danni. Certamente ci sono anche nelle Pitervese, perché sono poche notizie, sono gli ospedali che stanno evacuati, l'ospedale è localizzato alla casa di riposo e hanno istituito la tendopoli nel campo sportivo. Questo a Viterbo, che sono i comunità quindi là ci sono notizie a Castel Lorenzo Nuovo, quindi più danni all'acqua condensa. No, i danni principali sono qua. Loro hanno attivato la procedura della regione. Ma il commendente già mi sembra che l'ospedale era stato sicuramente c'è qualche in Lazio c'è una procedura che funziona diversamente, però quando si allertano passano subito alla fase operativa con le tende. Qui abbiamo scelto di fare un'altra cosa, se non serve si crea solo l'allarmismo ulteriore. Se tu metti la tenda dici allora chissà che succederà, no, cambia, ragioniamo. Casolari che fanno anche recuperare la presidente sabato torna fuori e probabilmente cogliendo l'occasione di Expo emergenze gli chiederemo di venire giù a verificare la situazione. Adesso mi sembra che il percorso è quello che voi avete intrapreso. Poi alla fine si farà un quadro complessivo. Certo, se la dimensione resta questa, è chiaro che bisogna più fare un ragionamento con la Regione, insomma, che con però mi sembra, da parte della protezione civile, in questo caso del capo della protezione civile, di Nier Cuccio, c'è tutta la disponibilità, insomma, a fare un ragionamento. Mi sembra che a questo punto è la strada imboccata, quella è quella giusta. Noi vi ringraziamo per l'interessamento, perché in questi casi è importante avere insomma anche la collaborazione delle strutture superiori, e anche perché poi è una fase in cui dobbiamo comprendere dove andiamo a finire. Speriamo bene, però insomma con particolare su Castel Giorgio questo fatto.
fatto della popolazione, giustamente, come tutti, poi quando, senza parlare degli altri, quando la mattina ti svegli e senti che la casa ti trema, tutti quanti noi, no? non è semplice, no? Quindi, però ecco, mi sembra che la situazione è sotto controllo, devo dire anche grazie ai volontari della Protezione Civile che hanno lavorato in questi giorni, quindi per le volte loro senza ripeterle tutte, però insomma, fino adesso la cosa mi sembra divertita. Mi dovrò ringraziare personalmente, insomma, perché noi sono contento di avere, ma non ne avevo certezza, non avevo dubbi, insomma, avevo solo certezza, che qua c'è veramente una bella organizzazione della Protezione Civile. Come si vede in questi casi, quando c'è un'organizzazione di volontari alla stazione funzionale, è fondamentale. Ci sono tutte le istituzioni locali, dalla regione alla provincia ai comuni. Ci sono le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, credo che da questo punto di vista il lavoro fin qui svolto e la tempestività del lavoro è solo da elogiare, da apprezzare, a cominciare dall'arma dei carabinieri, vigili del fuoco, il comando provinciale di Termini, il distaccamento di Orvieto, poi sindaci, sì, veramente un plauso alla Protezione Civile, insomma, che in questa terra ha investito molto, quando si veste bene, come dire, poi la squadra è tutta qua. Grazie davvero a grazie.